sarà 1, 2, e vado, e sei dietro di me, 1, 2, adesso sarà 1, 2, ok, vai, direttamente dentro, non aspetto niente, lui mi ha dato la possibilità di allontanarmi, io ho inquadrato il bersaglio, quando viene vado a scaricare il calcio direttamente in genitale. Quindi rifacciamo vedere piano, arriva. Uno, arrivo, aspetta un attimo, Quando ho calciato uno, nuoto il piede, nuoto il piede, vedete, nuoto il piede, vado. Se ho l'uscita di là, 1, 2, 1, comunque se ho preso un calcione, sta così un paio di secondi. Dove devo coordinarmi? Se è venuto una volta che mi ha spinto, viene la seconda. E se io ho deciso di calciare, sono io che mi allontano un po' di più. Anche se la sua spinta è abbastanza blanda, io... No, ma aspetta un attimo, sono io. Invece di cercare, cosa fa? Mentre tira, cerca... lo tiro verso di me, attenzione. Lo tirate solo appena appena, usate una mano con me. E adesso con l'altra mano, io uso dire, mi stiro la faccia, cioè non lo metto sul medico e tiro, perché se lui tira forte, se lui è un pugile, è un lottatore MMA, che ha un collo così per fare le flessioni sul collo, io non gli faccio niente. Ma per quanto grosso sia lui, i punti nervosi ce li ha anche lui, quindi io cosa faccio? Fate conto che sulla sua faccia, io stiro, cioè passo proprio come un rullo compressore, partendo dai muscoli e dai punti nevralgici della bocca, gengive, naso, occhi, e vado su. Non fermatevi con la mano, quindi qui mi prende, mi tira, mi faccio questo. Non è, va a farsi deportare all'ospedale, non è niente, però è andato giù. Facciamo piano. Lo tengo perché? Perché se io faccio così lui si allontana, non funziona più. Allora io lo tengo e adesso faccio così, sopra. Vedete come va giù? Vedete come gli si piegano le gambe? Perché questo? Perché mi sto creando uno shock a livello spinale, qui dietro, ok? Quindi rilassa il corpo. Quindi cerco di non mollare qui, qui abbasso anche per poter vedere, e adesso vado dentro, vedete, il mio direttivo, da qua, poi, guardate questo piano, lo schiavo voglio sentire, creerò molto, avrò molto meno danno, perché? Perché l'avambraccio mi protegge il padiglione auricolare, perché la mano sopra qui, vedete che è messa qui, va a proteggere parte della calotta cranica, perché il gomito e l'avambraccio e il braccio mi proteggono la parte della gola, e senza volerlo la testa va a incassarsi nella spalla. Quindi adesso facciamo un allenamento del genere, tocca a lui, tira e poi tiro io. Uno, lo fermo, vado dentro. C'è un'altra parte. Uno, fermo, vado dentro. O ginocchio, o tibia, o metatarso. Poi da qui. Destra, sinistra, dietro a lui, davanti a lui. Ginocchio, ginocchio. La mano l'ho spostata da qui a qui. Ginocchio. O tibia. O siamo lontani, calcio, mollo, calcio, poi vado, ok? Palla di modo che non mi venga addosso, mano sul naso, tiro verso giù, lo lascio cadere, mi occupo subito di lui, non è che mi metto qua a combattere, perché se ce n'è un altro, mi frega lui. Quindi ho fatto questo, vado verso di lui e invece di portarlo via così, lo giro di modo che lui viene dove va. Se succede, se io butto giù lui e il mio amico si scatena contro di lui perché adesso è per terra, lo togliete, lo portate via. Perché tanto non sono io l'obiettivo, è lui. Quindi qua, io lo blocco. Proprio veloce, verso di lui. 1, 2. Ok? Queste sono tecniche di scorta militare. La scena è questa, io e lui camminiamo, io sono la sua scorta, a un certo punto lui si incazza con lui, 1, 2,
dovete stare alti qua, poi proveremo stando al di là, davanti. Uno. Il pugno è alla gola, ma giù. Mi metto, vedete questa linea, stiamo su questa linea, questa è la nostra, la sua linea sagittale e quella dell'attaccante, cioè le gambe sono in mezzo. Ok? Vieni, vieni, qua stiamo fermi, qua. Quando parte l'attacco, io mi inserisco esattamente nella linea, di modo da essere scudo a lui. Mettete che io sbagli la parata. Sbaglio la parata, vabbè, lo prenderò io, ma sono in mezzo a lui. Se invece io dovessi fare questo e sbagliare la parata, lo prendo. Quindi linea, lui arriva, io vado dentro, ok? Metto, se io vado a mettere la mano, innanzitutto è più lenta perché io sono molto vicino, quindi devo accorciare, e poi se io lo spingo forte qua lui potrebbe girare e rimanere fermo qui. Potrei perdere. Allora io cosa faccio? Gli vado a mettere l'avambraccio, ok? L'avambraccio davanti a lui e lo spingo. Questo mi dà, vi ricordate all'inizio, mi dà propulsione a me e porta indietro lui, quindi lo porta fuori dal pugno o da quello che deve prendere. Se è uno con lo... Ok? Se io non dovessi essere così veloce posso fare il contrario, mi attacca uno, uno. Poi devo cambiare tecnica. Le cose poi diventano complesse. A voi non interessa, a voi quello che vi interessa è fermare il colpo e spingere indietro la persona. Quindi adesso l'esercizio che facciamo è questo, noi stiamo pari, lui arriva, attacca, io spingo e poi blocco con la stessa mano. Se dovesse farlo con questo, io spingo sempre con quella, spingo e aggancio. Quindi prima spingo, poi faccio. La spinta, vi ho detto, non è che io faccio questo e intanto mi fermo perché mi arriva. Questo mi serve per propulsione verso l'attacco. E intanto sposto lui di quel tanto perché se dovesse partire il pugno non lo prenda. Ok? Proviamo. Stai più lontano, guardate, lui mettete che sia qui, il movimento è questo, ho le mani basse, questo uncina, questo piede, uno. Non lo pianta, serve solo per toglierlo da là. Adesso calcio, testata, quello che voglio, questo. Se invece ho le mani più in alto, sopra, uno, due. Provate.